ma la nazionale che abbiamo visto a Euro 2024 è stata la peggiore Italia mai vista in una fase finale di un torneo per nazioni? Analizziamo insieme i 10 capi di imputazione di questa nazionale e del CT a Euro 2024. Il primo, le convocazioni sbagliate. Spalletti ha fatto scelte difficili, in alcuni casi impopolari. Ha lasciato a casa tutte le ali destre di ruolo a sua disposizione, vedi Politano e Orsolini, ha lasciato a casa due centrocampisti, Locatelli e Bonaventura, ha portato a posteriori correttamente Calafiori, ma anche Fagioli che praticamente non aveva mai giocato, però ha dato, nonostante gli errori, anche segnali significativi nell'unica partita in cui ha giocato titolare. Secondo capo di imputazione, 3 moduli in 4 partite, una confusione tattica inaudita. Spalletti in carriera ha utilizzato solo 2 moduli, il 4-3-3 e il 4-2-3-1, e questi sono stati i moduli che ha provato giustamente anche nella prima fase della sua esperienza in nazionale. È vero, ha avuto poco tempo, l'ha detto anche lui, però a un certo punto è passato alla difesa 3 per esaltare il blocco Inter. Quando siamo arrivati in Germania, però, siamo ritornati alla difesa 4. Nel momento in cui era necessario non perdere contro la Croazia, di nuovo la difesa 3. E poi il 4-3-3 contro la Svizzera, che non ha funzionato. Questo continuo cambio di rotta sui moduli non ha aiutato in nessun modo soprattutto il gioco offensivo. E arriviamo al prossimo capo di imputazione, i gol dei centravanti, anzi del centravanti. Spalletti ha utilizzato alternativamente prima Raspadori, poi Reteghi, agli europei Scamacca, che oggettivamente è il nostro miglior attaccante. Scamacca però ha chiaramente un problema con la nazionale, forse la nazionale ha un problema con Scamacca, perché se confrontiamo i minuti necessari a far fare un gol a Scamacca in nazionale, il dato è imbarazzante. Servono 900 minuti per far segnare un gol, l'unico che ha segnato, a Scamacca. Rapporto gol minuti peggiore all'interno proprio della nazionale, che non ha giocato per lui. Ma c'è un dato ancora più preoccupante. Facciamo riferimento ai soli centravanti delle nazionali paragonabili alla nostra. Tutti i centravanti viaggiano orientativamente fra i 150 e i 250 minuti a gol. Scamacca, invece, è oltre 900. Altro problema individuato in questa nostra lista è che Spalletti è un allenatore e non un selezionatore. Questo probabilmente lo sa anche lui, ma lo sapeva anche la federazione quando lo ha scelto, sapendo che avrebbe avuto solo 9 mesi per preparare gli europei. Adesso la speranza è che il ciclo di preparazione ai mondiali gli consenta di essere ciò che è, un grandissimo allenatore capace di far giocare bene anche le nazionali. Quinto problema, la scelta dei singoli. L'unico giocatore di movimento che ha giocato tutte le partite per 90 minuti è Giovanni Di Lorenzo, in enorme difficoltà già contro la Spagna, aveva giocato maluccio anche contro l'Albania. Imbarazzante purtroppo nelle ultime 2 partite. Spalletti ha fatto figli e figliastri, e non è un'accusa perché l'ha detto lo stesso Di Lorenzo, che è sceso in campo solo perché in panchina c'era Spalletti, che si è definito una sorta di padre putativo per Di Lorenzo. Discorso simile per Jorginho, che era chiaramente fuori ritmo nelle prime partite, però lì quantomeno Spalletti è intervenuto. Altro capo di imputazione, non ci siamo stati con la testa, tantissimi errori personali e di personalità. Abbiamo sottovalutato tutti gli avversari, tutti i singoli, oltre che il difetto di concentrazione nell'avvio di secondo tempo contro la Svizzera. Altri 2 capi di imputazione che sono strettamente correlati. Qualcuno dice che siamo scarsi. Noi diciamo che questa non è una nazionale scarsa, ma è una nazionale che ha pochi campioni, e questo potrebbe essere un altro problema. Ci sono squadre come l'Inghilterra che vanno avanti prevalentemente grazie alle giocate dei singoli, di Kane e di Bellingham per esempio. Noi non abbiamo Kane, non abbiamo Bellingham, però abbiamo Barella, che ha giocato un po' al di sotto delle aspettative, e soprattutto abbiamo il miglior portiere in assoluto di Euro 2024. Quindi non è vero che siamo scarsi, perché singolarmente siamo superiori a tantissime nazionali, e non è vero che non abbiamo campioni, il problema è che ne abbiamo davvero pochi. Altro tema, la condizione fisica. Spalletti ne ha parlato in maniera molto ampia alla fine della debacle contro la Svizzera. Il dato però riguarda tutte le nazionali presenti agli europei e tutti i giocatori presenti in Germania. Prendiamo il caso di Italia-Svizzera. Nell'11 titolare dell'Italia è vero che i calciatori hanno giocato più partite
partite in stagione, ma se guardiamo il minutaggio, quello che incide rispetto alle prestazioni in campo, hanno giocato di più i giocatori della Svizzera. E ultimo, ma non meno importante, uno dei problemi ricorrenti che ci raccontano da anni e anni e anni: il problema è del sistema, dobbiamo riformare l'allenatore federale. Vero, se ne potrebbe parlare, ma non è questo il motivo principale di ciò che è successo in Germania alla nostra nazionale. E ora che sai tutto questo, ti mostro finalmente le formazioni tipo delle nazionali che hanno fatto un percorso simile a livello di risultato, ovviamente agli europei o ai mondiali. Euro 96, l'Italia vice campione del mondo di sacchi esce ai gironi dopo una partita drammatica contro la Germania. Euro 2004, la squadra di Trapattoni esce ai gironi anche per colpa del biscotto fra Svezia e Danimarca. Euro 2010, la squadra campione del mondo va in Sudafrica ed esce ai gironi con una squadra che presentava ancora molti protagonisti del 2006, ma anche tanti giocatori a fine ciclo. Mondiali 2014, Prandelli è reduce da una finale europea, quella persa contro la Spagna, e si presenta al mondiale con una nazionale tatticamente veramente originale, col 4-1-4-1 e Balotelli riferimento offensivo. 2016, ultima chiamata, usciamo ai rigori in una fase finale, in quel caso contro la Germania, con questa squadra e con Antonio Conte in panchina. Infine è la formazione tipo dell'Italia a Euro 2024. Ora confrontale e dici nei commenti se quello dell'Italia è stato o meno il peggiore percorso in assoluto della nostra nazionale in un torneo così importante.